C'è uno spazio a Palermo che sta rinascendo, un rosetto di 1000 metri quadrati, impianti di irrigazione smart e un ritorno agli antichi vialetti. Siamo a pochi passi da Via Libertà, in una zona che un tempo era chiamata Fondo alle Terre Rosse. Prima di andare avanti e mostrarti questo meraviglioso posto, ti invito, se non lo hai fatto, a iscriverti al mio canale. Trovi la campanellina qui sotto per ricevere una notifica ad ogni mio nuovo caricamento di video. Villa Trabia, ovvero la casena dei Trabia alle Terre Rosse, il capo giardiniere Vincenzo Ostinelli, in un inventario del 1910, catalogò 2790 specie di piante. Tante erano quelle custodite in uno spazio verde che è sopravvissuto alla speculazione edilizia. Basta vedere dall'alto qual è la situazione per rendersi conto di come il cemento si sia fermato proprio a ridosso di questo polmone verde. Grazie al sito di Italia Nostra, trovate il link in descrizione, riusciamo a ripercorrere anche la storia di questo spazio verde. Negli anni 80 del XIX secolo, sotto l'impulso della principessa Sofia di Trabia, furono trasformati sia la villa su progetto di Giuseppe Patricolo che il giardino. Qui lavorò appunto il capogiardiniere Ostinelli di cui abbiamo parlato. Il giardino seguiva la moda del momento e così divenne un parco romantico. C'erano panchine, vialetti, statue, fontane, araucarie, palme, conifere, fichi, insomma, tantissime specie. Ma cosa succede oggi? Oggi c'è un imponente intervento dell'assessorato al verde guidato da Andrea Mineo, che sta di fatto cambiando anche in parte il volto di questa villa, o in parte lo sta anche riportando alle origini. Camminando si può notare come già sono tante le siepi di bossum piantate, si estendono per circa 2 km. Questo servirà a delimitare gli spazi che un tempo erano quelli dei vialetti. Pochi passi dall'area giochi sta nascendo un roseto di quasi 1000 metri quadrati e passeggiando ancora è possibile notare la piantumazione di altre specie. Salta all'occhio il rosmarino, la salvia, insomma tutte quelle specie che fanno parte del paesaggio mediterraneo. Si sta lavorando anche un sistema smart di irrigazione. Qui ho notato proprio gli scavi che stanno facendo e a cosa servirà? L'acqua sarà erogata a ogni esemplare, a ogni pianta, a ogni zona della villa a seconda delle singole necessità e tutto sarà gestito anche da remoto. C'è da dire che restano ancora da recuperare le serre, sono due padiglioni dove un tempo si coltivavano piante bellissime, esotiche, e c'erano tante orchidee, i Lanza furono dei collezionisti in questo senso e insomma tanto c'è da recuperare, tanto si sta recuperando, quello che c'è da fare è vivere questi luoghi nel rispetto del verde, dell'ambiente e di un patrimonio comune, uno spazio di tutti che non deve diventare terra di nessuno.